Continuano le operazioni di dissequestro degli automobili e degli oggetti personali delle vittime della valanga che il 18 gennaio scorso ha colpito e distrutto l'hotel Rigopiano. Le operazioni sono affidate alla compagnia di penne, così come ci dice il luogotenente e vicecomandante della compagnia, Maurizio Perilli. Come vedete siamo nel punto dove la tragedia praticamente si è concretizzata, purtroppo. E alle nostre spalle potete vedere il cono valanga, il percorso della valanga assassina che ha fatto, e con un primo e un secondo salto per poi investire in pieno la struttura del resort Gran Sasso, dove purtroppo sono decedute 29 persone. Sono decedute. Come potete vedere già alle vostre spalle, nonostante questa leggera nevicata dei giorni scorsi, e lo scenario è apocalittico, uno scenario praticamente come uno scenario di guerra. Oggi stiamo ulteriormente riconsegnando le autovetture ai familiari, le autovetture delle vittime che erano rimaste qui sepolte dalla neve, in parte sono danneggiate. Stiamo procedendo agli ulteriori atti istituzionali dove, oltre al formalismo, chiaramente cerchiamo di essere, come sempre l'arma fa, vicini ai familiari delle vittime stesse, concedendo loro anche un minuto di raccoglimento depositando un fiore dopo tanto tempo. Ad aiutare le operazioni anche Fabio Salsetta, che al momento della valanga è riuscito a mettersi in salvo per poi dare l'allarme insieme a Giampiero Parete. Niente, solo lacrime. Tutto questo disastro, il vederlo oggi è tremendo. Qui stavamo bene, pensavamo di stare un po' al sicuro. Stavamo forniti di gasolio, quindi stavamo tutti belli caldi dentro, non si pensava a un inferno del genere. Difficile, perché l'unico punto di lavoro era questo. In Farino non c'è più niente oltre a questo, solo dei piccoli ristoranti. Si deve creare qualcosa di nuovo, giù in paese ovviamente, però si deve fare qualcosa. Presente anche la signora Antonella, mamma di Alessandro Riccetti, che lavorava alla reception dell'hotel Rigopiano. Sì, uno venendo qua si rende conto della gravità della cosa, e era impossibile, penso, trovare, sono state anche troppe forse le persone trovate vive, perché nel disastro che c'era, voglio dire, i soccorsi sono stati, non so come hanno fatto a tirare fuori persone da lì dentro, da quel macello lì. E ci credo e ho accettato questa cosa e devo andare avanti per gli altri figli, perché comunque la vita va avanti, e il perché non lo sappiamo.